Il terremoto che ha colpito il centro Italia non può lasciare indifferente nessuno. Cosenza non resta a guardare. Il comune ha stanziato 10.000 euro e i cittadini stanno offrendo ciò che possono. Padre Fedele Bisceglia ha iniziato una sua raccolta di fondi, alla quale hanno già aderito anche molti imprenditori con cifre consistenti. E oggi parte per il Reatino. E io mi sono messo in preghiera pensando alla Madonna di Pinerio e pensando al mio sindaco, alla Madonna di Pinerio per pregarla affinché arrestasse i nostri terremoti qui in Calabria e al sindaco di mantenere quello che è il suo progetto per quanto riguarda il centro storico. E sono sicuro che la Madonna ha accolto la mia preghiera e il sindaco ha risposto al pari suo, nel senso che mi ha subito contattato, mettendo a disposizione per adesso 10.000 euro e poi per una raccolta di fondi e una raccolta di viveri che faremo subito, immediatamente. Questo terremoto ha una sua tragica caratteristica, tra le vittime ci sono purtroppo molti bambini. Pensare ai bambini, a tutti quanti le morti sono drammatiche, ma i bambini in modo particolare che si affacciano all'orizzonte della vita ti stringe il cuore, quindi noi dobbiamo muoverci. Io ormai la mia vita l'ho già consumata, sperando di aver fatto un po' di bene. E quindi quando penso ai bambini il cuore si stringe e quindi vado con grande entusiasmo per donare non solo il conforto, ma per donare quella briciola che cade anche per terra. È una briciola. Noi della Calabria siamo poveri, però forse i poveri aiutano i poveri. E quindi auguro a queste famiglie disastrate, a queste famiglie addolorate, a queste famiglie che hanno perduto tutto, di non scoraggiarsi, che il Signore le aiuterà. Noi ci saremo, anche in piccolo. Viva Cosenza e viva la solidarietà dei calabresi.